ritrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo della città di Santa Croce Camerina, che è una di quelle città chiamate al voto nella tornata di elezioni amministrative di primavera. Non si conosce ancora la data, potrebbe essere collocata tra il 15 aprile e il 15 giugno, poi vedremo quello che accadrà anche in questa primavera elettorale, sia per via dei referendum che certamente ci saranno e di cui dovrà essere fissare la data, sia ovviamente per le scelte che il governo centrale per le altre regioni italiane e la regione Sicilia per il proprio territorio faranno per quanto riguarda i comuni chiamati al voto. Peraltro la Sicilia avrà un ruolo molto importante, e non solo perché 6 mesi dopo la Sicilia voterà anche per la elezione del presidente della regione in autunno, ma perché per esempio la maggiore città italiana in cui si voterà in questa primavera è in Sicilia ed è Palermo. E peraltro tra le maggiori, poi subito dopo Genova c'è anche Messina e poi tanti altri comuni, uno dei quali è Santa Croce Camerina, e noi ne parliamo con Filippo Frasca. Buonasera. Che ringraziamo per essere qui con noi. Filippo Frasca è noto anche perché da tempo è impegnato nell'attività politica, prima anche sindacale nell'ambito della sua categoria professionale, sindacato di polizia, sì. Ricordo ecco, anche la presenza un po' costante nella realtà dell'informazione, comunque da molti anni impegnato politicamente nella sua città che è Santa Croce Camerina. È stato a lungo consigliere comunale, nell'amministrazione uscente è stato assessore e vice sindaco, ma solo per un periodo parziale, poi perché non più? Beh, poi perché non più bisognerebbe chiederlo al sindaco, può anche darsi che non siamo stati più utili, però è stata una presenza, diciamo, secondo me importante, ho fatto tantissime esperienze, sono stati i mesi durissimi della pandemia e avere la responsabilità e governare la città in momenti di bisogno mi ha sicuramente lasciato un segno, mi ha fatto sicuramente crescere. E quindi è stata una rottura nell'ambito così di una collaborazione prima nata sulla base di una sintonia programmatica e poi spezzatasi? Io non saprei veramente cosa rispondere rispetto a questo, perché io sono uno che sa, si basa a livello programmatico e progettuale su quello che è un programma amministrativo. Anche perché io ho scritto il programma amministrativo che a suo tempo ha portato Barone ad essere sindaco della città, e seguire il programma amministrativo che in parte avevo scritto per me era una logica conseguenza. Ci sono state scelte diverse da parte del sindaco, scelte autonome, scelte che, di tutto rispetto, però ognuno fa le proprie scelte amministrative e politiche, ovviamente non hanno coinciso, e se proprio vogliamo dirla dove poi c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato quando mi sono reso conto che per le notti di San Lorenzo, ad esempio, no? Le dico, sarà una banalità, però sa quella goccia che fa traboccare il vaso, e per la notte di Ferragosto vedere nel litorale nostro di Santa Croce Camerina, da Casuzze a Punta Bracetto, le spiagge chiuse, e vedere le spiagge aperte invece nella vicina località di Marina di Ragusa, distruggendo totalmente quella che era la crisi già incombente alle nostre attività, questo mi ha fatto veramente male, essendo anche un addetto, voglio dire, ai lavori del settore turistico ricettivo. Bene, allora ora parleremo di questo, ovviamente queste domande poi le porremo, certo, a Barone, magari capiterà certamente appunto durante con il quale la campagna abbiamo un rapporto amichevole personale, ovviamente, di averlo anche ospite, immagino che si ricandiderà, ma ancora non deve chiederlo a lui. Appunto, ancora non è, diciamo, non esiste una notizia in qualche modo attendibile o ufficiale circa una sua volontà di ricandidarsi, anche se capita quasi sempre che chi abbia espletato un primo mandato poi si presenti per il secondo, ma questo lo scopriremo. Intanto parliamo con Filippo Frasca, giusto per contestualizzare, anche perché nella vita dei comuni, cioè da quando c'è l'elezione diretta dei sindaci dal 93, ovviamente è una stagione completamente diversa rispetto a quella precedente, quindi, e visto che a Santa Croce Camerina per esempio i primi due sindaci hanno fatto entrambi due mandati, quindi nei primi due sindaci, i primi due sindaci hanno già coperto quasi 20 anni sostanzialmente, Gaetano Cascone progressista 93 e 97, poi Lucio Schembari due mandati, in questo caso decennale perché prima il primo mandato fu di 4 anni, e poi c'è stata Franca Jurato del Partito Democratico, quindi Barone è l'ultimo. Ecco, Barone come lo potremmo definire? Un civico di destra o di sinistra? O trasversale? Come?
Ma non c'è dubbio che la coalizione che abbiamo costruito a suo tempo di Giovanni Barone era prettamente di centrodestra, anche se c'erano molte presenze che venivano da un'area di sinistra. Oggi invece il panorama è cambiato, perché il rimescolamento della città tra cordate e le solite, diciamo, presenze che da 12 anni attanagliano, ecco, la città, perché non abbiamo fatto crescere, non hanno fatto crescere le nuove leve politiche, è sempre nelle mani delle stesse presenze. Noi abbiamo invece deciso di fare una scelta di campo, al di fuori del centrodestra, al di fuori del centrosinistra, anche perché ormai voglio dire, contestualizzare per l'esigenza di una città l'appartenenza è di poco conto. Noi abbiamo deciso di rinnovare totalmente il parco umano ed intellettuale della classe dirigente politica. Abbiamo preferito attingere, anziché ai soliti 20-30 soggetti ai quali chiedere collaborazione per vincere le elezioni, abbiamo preferito attingere agli altri 11.000 cittadini, dove riteniamo che negli 11.000 cittadini ci siano le risorse umane per poter cambiare tutto. È sintomatico il fatto che anche nel nostro logo abbiamo messo una frase, nulla, tutto, adesso non ricordo, nulla cambia, cioè tutto si ripete se nulla cambia, era di Albert Einstein, guarda, l'ho scritta io, l'abbiamo inserita, adesso poi mi sfugge, non mi viene, ce l'ho nel logo. No, il principio che non possiamo cambiare le cose facendo sempre le stesse cose, e quindi mi sembra logico che per cambiare una gestione ordinaria e una routine... Se la citazione di Einstein, ovviamente ci sono tanti scritti di Einstein, ma in questo caso il pensiero che mi viene in mente è quello che comunque lui ovviamente stimola, no? Cerca di fare in modo che chiunque abbatta quella pigrizia che contrasta le possibilità di cambiamento che pure sono naturali. Sì, lei ha toccato proprio nel segno, cioè, io credo che ci sia ormai non solo una pigrizia, ci sia anche un'assuefazione nel vedere la città in certi, se lei la vede in certi angoli, cioè, non è una città bella, è una città deturpata, gli ingressi della città non sono affascinanti, non è vivibile. Io vivo la città intensamente in tutte le ore, anche nelle ore notturne, e sentirmi dire dai ragazzi, signor Frasca, ce ne andiamo a Vittoria perché c'è il pub che è aperto, noi ce andiamo e quindi scappare, vedere la città vuota, è una cosa che io non la ricordo negli ultimi 10 anni così. La città a livello proprio sociale, come socializzazione e anche sotto il profilo del tessuto economico, sicuramente ha fatto tantissimi passi indietro, aggravati questi passi indietro dal fatto che gli altri enti locali che sono a noi vicino hanno fatto delle evoluzioni, quindi il gap negativo da colmare è ancora più grave. Il suo giudizio sull'amministrazione Barone è totalmente negativo? Guarda, io non posso dare un giudizio sull'amministrazione Barone perché sono stato messo ed estromesso fuori 2 volte. Io posso dare un giudizio sul mio operato, ritengo di aver lasciato qualche segno. Per dare un giudizio dell'amministrazione Barone lo possiamo sapere soltanto il giorno dopo in cui noi apriremo il risultato delle urne. Allora sapremo il risultato e quello che ha fatto l'amministrazione Barone. Ma lei poc'anzi, per esempio, nel fare il suo ragionamento a proposito di questa città con le criticità che ha lamentato, diceva negli ultimi 10 anni, cioè non era mai stato così, eccetera, comunque ha espresso un giudizio che mi sembra negativo. Ecco, volevo capire se su cosa fosse negativo, su tutto, su alcuni aspetti e non su altri. Magari. Io le posso dire una cosa, mi affascina anche studiare le fasi di programmazione dell'amministrazione. Io non credo che si possa parlare, come hanno fatto negli ultimi 10 anni, di agricoltura e di turismo se lei va a strutturare, a guardare la macrostruttura dell'ente. E se guardiamo i dipartimenti, l'ufficio turismo e l'ufficio agricoltura fanno parte di un dipartimento messo in maniera bassa e piccolissima, quindi la prima cosa da fare è adeguare la struttura, creare dipartimenti mettendo risorse umane e dedicarne uno per l'agricoltura e uno per il turismo. Allora, solo così riusciremo noi a fare qualche cosina in più, altrimenti siamo attrezzati a fare altro, ma non sicuramente a valorizzare quelle che sono i nostri vettori maggiori di economia nel territorio.
Quindi in questo quinquennio che volge al termine, quindi lei per un certo periodo è stato anche coinvolto, ecco, nell'attività amministrativa da vice sindaco e da assessore, sì. Ma è stato anche in precedenza, era consigliere comunale anche con la sindacatura Schembri, ricordo no, bene? No, io sono stato consigliere comunale per 5 anni, sì, mi ricordo per quando, comunque con Solarino a Ragusa in opposizione e poi nell'amministrazione di Nello Di Pasquale a Ragusa anche come presidente della Commissione Affari Generali, ho avuto un trascorso. No, poi quindi la sua esperienza di consigliere comunale è stata sì, a Ragusa nella anche, città capoluogo, sì, quindi anche sì, una dimensione capoluogo. Più importante, Avuto... anche se il suo cuore è a Santa Croce Camerina. Io vivo capito. Da oltre 15 anni a Santa Croce Camerina, a Casuzze in maniera particolare, trasferito per gli ultimi 5 anni al centro, siamo cresciuti nei lidi di Caucana e di Casuzza, noi ci appartengono quelle pietre e quella sabbia, ci appartengono, l'abbiamo vissuta, ancora prima di quando è stata deturpata, quando buttarono tutti quei ciotolini, che insomma, abbiamo deturpato là un angolo di natura che era incontaminata. Peraltro Santa Croce Camerina anche fisicamente e geograficamente è una sorta di enclave nel territorio ragusano, confina soltanto col comune di Ragusa, comune oltre di che Ragusa, col mare, con il comune di Ragusa. Nel senso che è circondata, ecco, dal più ampio territorio del comune. Diciamo di che veramente è circondata, non solo che è circondata, io voglio essere anche un po', voglio dire, critico con, diciamo, anche con il sindaco proprio che circonda, dal comune che ci circonda. Io credo che una delle cose che faremo sarà quella veramente, se c'è la voglia di farlo, anche con gli altri enti locali, di dare continuità al turismo non solo a livello programmatico ma anche strutturale. Quindi noi non possiamo pensare di creare uno sviluppo del territorio della fascia costiera pensando una marina di Ragusa in un certo modo, pensando Casuzzi in un altro modo, Punta Secca in un altro modo. Questo non è possibile. Io questo lo vedo perché abbiamo avuto noi come... c'è un trattamento quasi da sobborgo di Ragusa. Casuzze è un territorio che appartiene a un altro comune, quindi faccio riferimento per esempio a quella chiusura di quella strada che porta da Punta di Mola a Casuzze, e non so nemmeno perché anche altre istituzioni hanno consentito questa chiusura di questo flusso turistico, cioè di questo flusso veicolare. Tra l'altro una borgata in cui d'inverno ci sono residenti circa 600 persone e che devono fare 4 km al giorno in più per girare, per fare quei 200 metri. Quando ci sono dei progetti utili che potevano collegare Punta di Mola con il porticciolo di Casuzza. Insomma, io credo che ognuno deve fare il sindaco al proprio paese. Quindi quando apriremo le urne e dovendo registrare, magari io spero, mi auspico un risultato positivo, quella sarà una delle prime cose che con il sindaco Cassi dobbiamo chiarire. Quella strada va, voglio dire, va aperta senza ombra di dubbio. Allora, il sindaco Cassi, ovviamente secondo la durata prevista normale delle scadenze naturali, per altri 2 anni sarà certamente sì. Sindaco, perché lui ovviamente sarà in carica fino al 2023. Quindi se Frasca sarà eletto in questa primavera, per 2 anni dovrà, come dire, dialogare con Cassi. Ma un piccolo comune di 10.000 abitanti, ma importante comunque per tante ragioni, come Santa Croce Camerina, che però ha questa collocazione fisica che abbiamo descritto poc'anzi rispetto a quello di Ragusa, il cui territorio peraltro è vastissimo, sono 442 km quadrati, sono una realtà enorme da questo punto di vista. È, come dire, un dialogo segnato, nel senso che è fortemente condizionato dalla disparità di forza, oppure è possibile che in qualche modo si cerchi di perseguire nell'autonomia degli indirizzi anche ciò che, secondo il suo punto di vista programmatico in questo caso, oppure del sindaco chiunque egli sarà, attenga anche alle proprie vocazioni, alla propria concezione di sviluppo del territorio? No, io ritengo, ma lo dico veramente con il cuore, che Santa Croce Camerina abbia la potenzialità per diventare uno dei comuni vettori, diciamo, è addirittura capofila della provincia per quanto riguarda sia il turismo sia l'agricoltura di eccellenza. Noi abbiamo nella parte, nel litorale che parte da Casuzza fino a Caucana, un parco immobiliare invidiabile dove non è difficile ipotizzare che uno sviluppo anche con degli alberghi diffusi possa portare a centinaia e centinaia di posti letto. Per quanto riguarda le produzioni agricole che noi abbiamo, i nostri produttori hanno delle produzioni di nicchia.
Tra l'altro noi siamo i detentori di un marchio, il marchio delle primizie di Montalbano, che è un qualche cosa sul quale, per esempio, che io credo tantissimo, in particolare per la trasformazione del prodotto. Questa, diciamo, mia convinzione deriva dal fatto perché il Made in Italy, soprattutto nell'agroalimentare, ha un mercato che è immenso in tutto il mondo e addirittura la contraffazione dei prodotti equivale tanto quanto alla produzione del Made in Italy che si fa, quindi il mercato è apertissimo. Non tentare di fare un passo verso questa direzione e quindi aumentare anche quella che è la presenza dell'industria, una piccola industria ovviamente anche di trasformazione, credo che sia qualcosa di sbagliato. Insomma, bisogna anche attrezzare poi una zona artigianale che da 10 anni non esiste, ce l'abbiamo soltanto lì sulla carta, con una distesa desertica di campi incolti. Nessun sviluppo è ipotizzabile per nessuna città senza una zona artigianale. Cosa da fare ce n'è? La responsabilità non ricade soltanto negli ultimi 5 anni, ma credo che ricada almeno in un decennio. Lei poc'anzi faceva riferimento anche all'attenzione, all'impegno che vorrà esplicare nel campo del turismo. Santa Croce Camerina si trova ad essere, come dire, baciata dal retaggio di Montalbano, perfino più dell'intera area Iblea, proprio per la specificità anche della sua frazione di Punta Secca, certo. Ma non solo. Crede che Santa Croce Camerina per la sua parte, ma poi complessivamente anche tutto il resto, non abbiano fatto abbastanza per incassare e sviluppare pienamente questo lascito che casualmente in qualche modo si è trovata a riscuotere, perché non era per nulla scontato che narrativa di Camilleri, insomma, incrociasse i destini di questo territorio? Certo, noi siamo stati sicuramente fortunati ad avere questa opportunità e ci siamo giovati dei flussi turistici che sono arrivati autonomamente, però se oggi dovessi definire il livello di qualitativo degli interventi amministrativi che sono fatti per assicurare, ecco, questi flussi, io devo dire che, insomma, voglio dire, sono sconcertanti. Ma non basta soltanto analizzare quei flussi e quello che è stato fatto, basta soltanto dire e guardare veramente il Borgo Marinaro. Il Borgo Marinaro oggi, rispetto a 10 anni fa e a 15 anni fa, è tale e quale. Io faccio riferimento a piccoli borghi marinari che ci sono nel Catanese, a Marzamemi e altri piccoli centri, dove il restyling del borgo attira ovviamente il flusso turistico in maniera indipendente da Montalbano. Allora noi dobbiamo pensare di ristrutturare immediatamente quella che è la vivibilità del borgo, perché ha tutte le caratteristiche per assurgere e competere anche quando si nominano i borghi d'Italia, perché così com'è Punta Secca è bellissima, però bisogna fare un intervento veramente strutturale in quel borgo. Io immagino, da questo punto di vista, ha un'idea precisa già così? Ma io immagino quel borgo che sia una delizia per le passeggiate, un borgo tutto illuminato con le mattonelle elegantissime in pietra, ecco, immagino qualche cosa di particolare che sia veramente il salotto del Mediterraneo. Purtroppo bisogna metterci mano immediatamente, cioè non ho mai visto in 10 anni un progetto, non dico esecutivo, ma almeno uno studio di fattibilità che ha riguardato quel borgo. Quello è il cuore pulsante di tutta la fascia costiera, poi ci sono altre diciamo, possibilità di sviluppo per il resto della fascia costiera, come per esempio Punta Braccetto, che è bellissima, Torre di Mezzo, Casuzza e Caucana. Ma la perla della nostra costa è sicuramente Punta Secca e quella va restaurata, va rifatta, va illuminata, va resa operativa e io la vedo immensa con tutti questi tavolini, tutti questi locali, decine e decine di locali che sono l'attrazione addirittura per carpire quella percentuale di turismo che oggi invece risiede soltanto a Marina di Ragusa. Noi possiamo competere con le realtà anche più grandi. E dicevamo così delle possibilità di sfruttamento nel campo del turismo culturale e non solo, in questo caso del lascito degli ultimi decenni dell'opera letteraria di Camilleri, ma soprattutto anche con le realizzazioni cinematografiche, la fortunatissima fiction di Fontalbano, ma Santa Croce Camerina ha comunque un nome importantissimo anche sul piano storico. Magari il sito urbano attuale non è antichissimo, però quantomeno il nome, sia pure con la distanza ovviamente che si può localizzare,
visitare e ci sono i siti archeologici intorno che comunque rimangono vivi e presenti, ci rimandano a 27 secoli di storia, no? La città di Camarina, che appunto rappresenta anche, come dire, la fonte, certo, secondo cui può vivere l'attuale Santa Croce Camerina. Ma da questo punto di vista, così, poc'anzi ripercorrevamo gli ultimi 30 anni quasi, no? Dall'elezione diretta dei sindaci, ma ecco, giusto, in questi decenni, secondo lei, la capacità amministrativa nell'avvicendarsi anche delle stagioni politiche, delle maggioranze, è stata all'altezza di questo patrimonio? Ma se noi guardiamo i siti archeologici che ci sono, disseminati oggi sul territorio, e guardiamo altri siti che ci sono in altri comuni vicini, ci accorgiamo che erbaccia c'era, erbaccia c'è. I siti vanno illuminati, i siti vanno inseriti in un contesto particolare, vanno spiegati con persone che sono capaci di portare i gruppi turistici, anche le scuole, le scolaresche. C'è un turismo di nicchia che riguarda ad esempio le gite scolastiche primaverili. Non si è mai fatta una strategia per scrivere agli istituti, per esempio, di scuole medie e superiori, per far sì che questa zona dell'Italia venga portata al centro dell'attenzione anche culturale di questi istituti di tutta Italia. Ecco, una strategia simile non c'è mai stata. Noi abbiamo inserito nel nostro programma uno studio specifico per sollecitare tutti gli istituti di istruzione delle varie regioni per far sì che venga inserita Santa Croce Camerina in un percorso culturale che possa essere utile anche per le gite scolastiche delle medie superiori. È una cosa interessante che serve fare conoscere anche le nuove generazioni questa parte più a sud d'Europa. Lei sarà il candidato di un'area, poi magari vedremo se assumerà confini diversi da quelli, sì, conosciuti oggi, ma certamente in rappresentanza di Rivoluzione Civica, sì, si chiama così, sì, un'area civica, sì, che ha, sì, scelto questo nome. Somiglia a quello di Ingroia del 2013, quella era Rivoluzione Civile, ma non c'entra, sì, niente, voi siete, sì, di destra, no? Sì, no. Io, le sensibilità che noi abbiamo all'interno sono di destra, sono di sinistra, sono moderate, hanno una storia diversa. Ripeto, da quando c'è stata la modifica del titolo quinto della Costituzione, tra l'altro c'è stata anche una pandemia di mezzo, diciamo che le esigenze della città non hanno un colore. Ripeto, le classi politiche che si sono, e le classi amministrative che si sono susseguite alla guida della città sono sempre di nicchia, sono sempre di, cioè, la stessa classe politica, sono le stesse quasi persone, potremmo racchiuderle in 30-40 soggetti. Noi abbiamo pensato di rinnovare veramente la classe politica. La media della nostra lista, credo, rispetto agli attuali soggetti politici sarà abbassata intorno di circa 20 anni, 25 anni. Noi abbiamo ragazzi giovanissimi che per la prima volta si sono affacciati alla politica, ma che vivono intensamente la città e che dicono: se gente che ha governato la città in 10 anni ha fatto questo risultato, perché noi che siamo cittadini impegnati quotidianamente nel vivere la nostra città non possiamo fare di più? A questa domanda la risposta è stata la nascita di Rivoluzione Civica. Assieme al contorno amministrativo di questa componente civica abbiamo avuto la settimana scorsa, circa un paio di settimane fa, anche un partito importante, autorevole, che ha dato il suo sostegno a Rivoluzione Civica, ed è un partito nuovo, nato da poco, è Italexit, rappresentato a Santa Croce Camerina da Gianni Vitale, il suo leader è Paragone, ed è un partito che è molto critico rispetto alle dinamiche nazionali che ci sono. Io apprezzo moltissimo sia i vertici locali che anche i vertici nazionali, e la cosa che più mi appassiona, ecco, di questo partito che ci sostiene con forza è il fatto che veramente tendono di assicurare i diritti del cittadino uguali per tutti. Sarà una battaglia importante. Io credo molto nel supporto di questo partito, così come ci sono altre aree e altre sensibilità che si stanno avvicinando. Bene, allora approfondiamo ora anche questi aspetti, perché è importante così questo riferimento comunque ad un soggetto politico nazionale, sì, che è presente in Parlamento con 3 parlamentari, Paragone che è stato un po' il primo, così, anzi è stato il fondatore di Italexit, ma poi con lui sono andati anche almeno in Parlamento Mario Giarrusso e Martelli, quindi 3 parlamentari, quindi un soggetto politico nazionale che si è strutturato in una componente che fa parte del gruppo misto al Senato. Sì.
Ma intanto, ecco, per tornare a Rivoluzione Civica. Rivoluzione Civica. Le ha dato piena libertà di azione nel programma amministrativo, ma le ha posto una condizione. Ah. Niente consiglieri comunali uscenti in lista e niente assessori uscenti in giunta. Sì. Ma perché? Allora, guardi, diciamo che questa è stata una scelta dei ragazzi, perché il candidato sindaco, una volta che diventa candidato sindaco, incomincia probabilmente a soffrire e a patire quell'ansia di essere eletto a tutti i costi, e potrei essere, ecco, tentato a fare anche degli accordi con chi già c'era e chi non ha amministrato bene. Allora, diciamo che io ho voluto legarmi le mani e quindi indirizzare questi neofiti della politica, che poi neofiti non saranno perché si stanno formando e stanno studiando per rappresentare gli altri cittadini, abbiamo detto: chi ha fatto il consigliere comunale nell'ultima amministrazione, cioè non potrà fare il consigliere comunale, e chi ha fatto l'assessore riteniamo che non possa fare l'assessore. Questo non significa che non possono essere scambiati i ruoli, però perché nasce questa riflessione? È una riflessione che noi abbiamo fatto, cioè nel corso di diverse sedute. Noi tutti i lunedì ci riuniamo e dibattiamo su questa cosa, ma è ipotizzabile che, a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, c'è un consigliere comunale in un assestamento di bilancio, togliendo le variazioni di bilancio, gli si fa una domanda ai tecnici, al segretario comunale e al dirigente dell'ufficio ragioneria, e gli si chiede: come mai, come avete ottenuto questo equilibrio di bilancio? Abbiamo ottenuto l'equilibrio di bilancio nonostante abbiamo tolto le variazioni con altre operazioni. Nessuno dei consiglieri e anche dell'amministrazione, sia di maggioranza sia di opposizione, chiede quali sono queste operazioni. Beh, noi siamo al centro di un assestamento di bilancio, tra due assestamenti di bilancio, con un bilancio del 2021, non chiedere queste cose, credo che non ci sono minimamente le condizioni per poter attingere a qualcuno che ha fatto questi ruoli. Quindi preferiamo, i ragazzi preferiscono, crearsi da soli. Sarà una battaglia di merito anche. Noi crediamo di poter arrivare a vincere l'elezione se la città veramente vorrà il cambiamento. Se la città non vorrà il cambiamento, allora avremo soltanto provato a rinnovare un po' l'aria e le possibilità di sviluppo della città, e continueranno a votare sempre le stesse persone che negli ultimi 10-15 anni l'hanno amministrata. Noi ci proviamo, ci crediamo, ma l'aria che si respira in città fa presagire veramente una svolta. Dicevamo del sindaco uscente Barone, del quale non si sa la volontà o meno di ricandidarsi, poi lo scopriremo via via. Intanto, un candidato che ha annunciato di essere tale è il presidente del Consiglio Comunale, Mandarà. Cosa ne pensa? Di Mandarà ne penso che io lo conosco, è una bravissima persona, fa parte credo della Lega, non saprei cosa pensare, attenderemo quali sono le linee programmatiche che intende fare, perché molte sono state le occasioni perse durante questi anni per fare alcune cose, quindi, ma attenderemo il programma, ci confronteremo sui palchi, ci confronteremo in maniera democratica in città, parleremo con la gente. La gente è molto, molto curiosa ultimamente a Santa Croce, perché adesso ha dimenticato quelli che sono i problemi, adesso ha la voglia di sentire quali sono i programmi. Noi non abbiamo nessuna intenzione né di fare risse o di fare, diciamo, liti, assolutamente. Noi ci concentreremo sui programmi, ci confronteremo sui temi, spiegheremo quali sono le cose che abbiamo fatto, a cosa servivano e a cosa serviranno per il futuro. E, ripeto, sono molto fiducioso sul fatto che il popolo di Santa Croce Camerina questa volta valuterà veramente le parole, se saranno confortate poi successivamente da una possibilità che siano fatti concreti. Allora, questo progetto politico elettorale intanto ha una dimensione civica, mi par di capire, appunto, sì, con l'esistenza, l'organizzazione di, sì, Rivoluzione, sì, Civica, e poi però c'è un soggetto politico nazionale al quale faceva riferimento, che certamente la sostiene e si, sì, riconosce, e voi vi riconoscete totalmente anche nella linea politica e nell'attività di Italexit. Sì, sì, poi, sì, vedremo se ci saranno altri soggetti. Pensa che ci possono essere altri locali, sì, o nazionali? Penso che se non ci sono altri soggetti potrebbero esserci, insomma, delle persone che pur magari vicine ad altre aree politiche, insomma, si sentono insoddisfatte e che quindi in questa competizione potrebbero avvicinarsi a noi, ma questo ci sta, la componente civica raccoglie le varie sensibilità,
si fa tanto per esempio parlare in questi giorni che ci sono diversi candidati a Santa Croce del centrodestra, no, questa è una cosa sbagliatissima, perché noi, ripeto, siamo una componente civica e raccogliamo tutte le anime, e il fatto che ci sia in città un candidato per esempio del PD non significa che sia un candidato di sinistra. Il PD è un partito, la sinistra a Santa Croce è un'altra cosa, ci sono presenze intellettuali di livello che ovviamente non si rivedono nel PD, quindi chi dice che la sinistra a Santa Croce è unita dice una bugia, perché non conosce la realtà dei fatti. Il PD è una cosa, la sinistra a Santa Croce è un'altra cosa. Lei poc'anzi ha detto parole molto chiare su Italexit, ora le approfondiamo, ma intanto una domanda: rivoluzione civica si riconosce totalmente in Italexit o ha posizioni diversificate? No, rivoluzione civica è un soggetto civico, Italexit è un partito e sono due soggetti che assieme stanno proponendo e assieme stanno lavorando proprio a man bassa, ma senza nessuna distinzione, a creare questo programma amministrativo. Il fatto di rivedersi, diciamo, di voglio dire, apprezzare quello che stanno facendo Italexit, così come tante altre forze di opposizione, è quasi una cosa scontata per quello che mi riguarda, perché vedendo cosa c'è al Parlamento italiano, dove dalla destra alla sinistra, escludendo la Meloni, sono tutti quanti al governo, dove tutto va bene e il contrario di tutto va bene, allo stesso modo credo che sia un colpo basso alla democrazia. Proprio a dirla tutta, se lei vuole sapere cosa ne penso io dell'elezione di Mattarella, ad esempio, credo insomma che sono stati incapaci di trovare un'altra persona e hanno rimesso di nuovo lo stesso presidente. Ecco perché dico che la rivoluzione civica e la nostra idea di rivoluzione civica forse ha dei connotati molto più importanti. Io credo che dalle città si possa costruire una regione nuova, si possa costruire uno Stato nuovo che nasce dalla base, che nasce dal popolo, e credo che i tempi sono maturi. Bene, allora noi in conclusione affrontiamo anche questo aspetto così politico, anche giusto perché quando gli elettori, in questo caso di Santa Croce Camerina, dovranno votare, è bene che sappiano tutto quello che è possibile sapere su tutti i candidati per scegliere ovviamente quello che riterranno il migliore o più corrispondente alle proprie certo. attese. E allora, visto che appunto è in campo, no, questa posizione di sintonia, di riconoscimento rispetto ad un soggetto politico che è Italexit, ne accennavamo, Italexit ha un anno di vita, è stata fondata da Gianluigi Paragone, senatore alla prima legislatura, eletto con il Movimento 5 Stelle nel proporzionale in Lombardia nel 2018, dopo comunque un passato di grande conoscibilità pubblica, perché era un giornalista noto, partito dalla Prealpina di Varese, poi ovviamente realtà locali, Canale 55, La Padania, ha diretto La Padania, allora era un leghista dichiarato e riconosciuto, poi è andato in Rai, poi ha lasciato la Rai, poi ha condotto due programmi anche che hanno fatto molto discutere, alla 7, La Gabbia prima e un altro dopo, poi ancora Rai 205. Comunque nelle sue corde politiche c'è una militanza leghista e una forte sintonia con il Movimento 5 Stelle, tant'è che lui, per esempio, a Rimini, ricordo, condusse quella serata evento in cui si proponeva Di Maio candidato premier in vista delle elezioni politiche del 2018. Poi ha rotto con il Movimento 5 Stelle, prima per non avere votato la fiducia al Conte 2, perché non apprezzò la scelta dell'alleanza con il Partito Democratico, mentre sostenne quella con la Lega. Poi non votò la legge di bilancio, fu espulso dal Movimento 5 Stelle e ha fondato questo movimento. È un movimento sovranista che ha posizioni chiare, ma il titolo lo rivela. Fuori dall'Europa, fuori dall'euro, sovranità monetaria, sovranità in tante altre forme, e posizioni che in qualche caso hanno anche una forte connotazione anche di giustizia sociale, quindi comunque non è soltanto, come dire, un movimento di destra tout court, anche se più vicino alla destra che alla sinistra. Voi con Italexit volete, come dire, camminare insieme, ma per esempio in provincia di Ragusa, e chiudo, no? Era solo così sì. per cercare di fare un'informazione, ma se non condivide qualcosa lo dica, ci mancherebbe certo, assolutamente. No, ma prego, prego, prego. No. In provincia di Ragusa, visto che mi pare che Italexit si è strutturata nel territorio in tante realtà,
Il vostro gruppo dirigente comunque attinge anche a militanze del passato, no? Quindi abbiamo Emanuele Cavallo che fino a poco fa era in Fratelli d'Italia, o Luigi Melilli che era nella Lega. Sì, ma quindi lei, comunque c'è una identità di destra. Lei, direttore, sta parlando di un partito di cui io non sono, diciamo, titolato a parlare, perché a Santa Croce c'è un dirigente che è Gianni Vitale, Cavallo credo che sia il coordinatore provinciale di Italexit, sì. Luigi Melilli il responsabile regionale, Savoca il segretario regionale, quindi lei per parlare di Italexit lei dovrebbe parlare con i dirigenti, io le posso parlare di Rivoluzione Civica e le posso parlare degli ottimi rapporti che ci sono con gli amici di Italexit, certo. Poi se lei vuole farmi una domanda, ma lei cosa in particolare diciamo apprezza di Italexit? Guardi, io apprezzo questi principi che vogliono mettere in chiaro i rapporti con l'Europa, perché noi siamo diventati schiavi di questa Europa, siamo diventati, e io quando parlo di questa schiavitù, parlo di una schiavitù economica e mi rivedo nei miei agricoltori, nei miei concittadini che lavorano la terra e che poi devono certe volte vedersi svalutare il prodotto, perché dai patti che sono nati, io mi ricordo uno dei tanti patti che fu fatto, questi accordi bilaterali, al suo tempo c'era il ministro, se non sbaglio, Alemanno, per favorire questi approcci dinamici e quindi allargare l'Europa, si veicolò, diciamo, la possibilità di far entrare del prodotto che veniva, credo, dal Marocco come dal Maghreb. Beh, queste sono cose che potevano essere interessanti per qualcuno, per noi sono state la morte e la devastazione della nostra agricoltura. È chiaro che un partito che ha questa caratteristica non può, per uno che si candida a sindaco, essere il primo interlocutore. Cioè io ho la necessità di tutelare anche la nostra fascia trasformata, i nostri agricoltori, perché non è possibile che dei prodotti di qualità debbano essere svalutati nel mercato, perché poi le grandi piattaforme fanno il buco acquisendo prodotti altrove. Quindi queste sicuramente saranno delle dinamiche importanti da sviluppare. Bene, allora prima di tornare e poi conclusivamente così a Santa Croce Camerina e anche ai temi programmatici, certo. Così un'ultima domanda. Lei condivide tutto di Italexit sulla emergenza sanitaria, cioè la posizione critica sui provvedimenti nell'emergenza sanitaria? Guarda, cioè io adesso non so in maniera perfetta quali sono tutte le iniziative di Italex, però le posso dire che questa criticità... Possiamo semplificare così, le dico una cosa. All'obbligo vaccinale e al Green l'obbligo Pass vaccinale, stato... L'obbligo vaccinale, lo dice lei, l'obbligo vaccinale è già una devastazione dei diritti umani. Io credo nella libertà dell'individuo, prima cosa. Non credo assolutamente nella bontà di questi Green Pass, poi questo glielo dice uno che ha avuto il Covid per 34 giorni, è donatore di plasma iperimmune e quindi so che cosa si fa e che cosa si passa, e che poi nel sistema sanitario sono uno di quelli che ha lottato mentre che stava a casa perché ci tenevano con la spazzatura contaminata per 15 giorni. Quindi la criticità nel sistema sanitario c'è, esiste, benvengano tutte le iniziative che fanno Italex per sollecitare il miglioramento di queste condizioni. Insomma, certo, bene, che allora non siamo messi bene per quanto riguarda il livello sanitario. Bene, allora in conclusione, se Filippo Frasca sarà eletto sindaco, quali sono le prime cose che farà? La prima cosa che farò sarà quella di immediatamente di cambiare la macrostruttura, perché non siamo in condizione di lavorare, lo faremo in una settimana, ci vuole una delibera di giunta e poi dopodiché dovremo preparare la stagione immediatamente estiva, perché a prescindere dalla pochezza di alcune dichiarazioni, per noi la stagione estiva significa creare intrattenimento e creare flussi turistici per dilatare le presenze. A noi serve vivere, a noi serve dilatare la possibilità economica di crescere delle nostre attività, delle nostre imprese. Viviamo di turismo, di ristorazione, e quindi questa è la prima cosa da fare. E poi pian piano struttureremo tutti gli interventi, iniziando a valorizzare il patrimonio immobiliare, iniziando a fare dei progetti importantissimi per Santa Croce, per la zona artigianale, per la piazza del mercato e tantissime altre cose. Bene, grazie a Filippo Frasca, grazie candidato a sindaco di Santa Croce Camerina in rappresentanza di Rivoluzione Civica. Ricordiamo che Santa Croce Camerina ha 10.000 abitanti, grosso modo. 11.126. Bravissimo, ha precisato, ma era solo per dire che ovviamente nella data che sarà si voterà in un turno solo, perché il Consiglio viene eletto in modo maggioritario e quindi non c'è ballottaggio per i sindaci, tranne che non ci sia parità di voto fra due che dovessero arrivare e che seguo, ma questo appunto è un caso estremo, diciamo proprio ipotetico, che magari vale per comune
con poche decine di abitanti, ma certo è difficile che possa accadere una cosa del genere. Quindi grazie a Filippo Frassi, grazie che ci voi. Ha spiegato cosa intende fare. Ovviamente avremo modo di riparlare sia del comune di Santa Croce come degli altri in cui si voterà. Grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.